Sull'Inter aleggia un clima di apprensione per quanto riguarda le condizioni fisiche di Lautaro Martinez, l'attaccante tassello fondamentale nel disegno nerazzurro. Il giocatore argentino è stato costretto a lasciare il campo all'inizio dei supplementari nel corso della partita contro il Bologna, poco dopo la rete di Carlos Augusto, per un preoccupante problema alla coscia sinistra. L'episodio ha suscitato immediata preoccupazione tra i tifosi e nel comitato tecnico dell'Inter. Martinez, uscendo dal campo, sembrava dolorante, toccandosi la zona inguinale, ma presto il suo adduttore, già curato in precedenza dall'equipe medica, è stato subito bendato. La sua espressione mostrava evidente disagio quando si è seduto in panchina e, quando si è alzato per incoraggiare i compagni, era visibile la sua difficoltà nel camminare, mostrando il suo disagio e la preoccupazione per l'infortunio. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere le ultime novità dall'Inter. Naturalmente le condizioni fisiche di Martinez sono monitorate attentamente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, nel corso della giornata di ieri ad Appiano Gentile, l'attaccante si è dedicato interamente alla terapia, ma le sensazioni non erano proprio incoraggianti. C'è incertezza nell'aria perché il giocatore sarà sottoposto oggi ad accertamenti strumentali per valutare l'entità e la gravità dell'infortunio. Prima ancora dei risultati, però, si profilano già alcune conclusioni. Simone Inzaghi non potrà contare sulla sua punta principale nella sfida di domani contro il Lecce. La prospettiva dell'assenza di Martinez, giocatore fondamentale nello schema tattico e nell'efficacia offensiva dell'Inter, desta senza dubbio preoccupazioni tra i tifosi nerazzurri. La sua abilità, l'istinto del gol e il contributo alla squadra sono innegabili e la sua assenza potrebbe rappresentare una sfida per la prestazione della squadra nelle prossime partite. Considerata questa possibile assenza di Lautaro Martinez, come pensa che dovrebbe adattarsi l'Inter per colmare questa lacuna in attacco? Quale attaccante ti piacerebbe prendere al suo posto? Marco Arnautovic o Alexis Sanchez? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto, e forza Lautaro, forza il Toro e forza Inter!